Zarathustra al popolo. È tempo che l'uomo si ponga un fine. È tempo che l'uomo pianti il germe della sua massima speranza. Il suo terreno è ancora abbastanza ricco, ma questo terreno un giorno sarà povero e isterilito, e su di esso non potrà più crescere un albero alto. Ahimè, si avvicina il tempo in cui l'uomo non scaglia più la freccia del suo desiderio al di là dell'uomo, e la corda del suo arco ha disimparato a sibilare. Io vi dico, si deve avere ancora del caos dentro di sé per poter generare una stella che danza. Io vi dico, avete ancora del caos in voi. Ahimè, si avvicina il tempo in cui l'uomo non genererà più stelle. Ahimè, si avvicina il tempo dell'uomo più disprezzabile, quello che non sa più disprezzarsi. Io a questo punto lo posso anche dire, però devo essere preso sul serio. C'era il culto di Kali, che era un'immagine, una rappresentazione della Kali, della Vergine delle Battaglie. E infatti un essere femminile poteva rappresentare per noi la morte. Yeah, yeah, yeah. of human life, the Aryans means those who are advanced. So the Aryan family, the history of Aryan family from Central Asia, Caucasian ranges, divided, the Indo-Aryans, Indo-Europeans. This is the history of mankind. So the Europeans, they belong to the Indo-Europeans, and some of the Europeans, not the uncivilized, the civilized, they came from that side, eastern side, when there was a threatening by Parshurama to kill the Kshatriyas. So most of the Kshatriyas, they came to Europe, and some of them settled in the middle, the border of Europe and Asia, Turkey, Greece. There is a big history, Mahabharata. Mahabharata means the greater history of India. So on the whole, the conclusion is that the Aryans spread in Europe also, and the Americans, they also spread from Europe. So the intelligent class of human being, they belong to the Aryans, Aryan family. Just like Hitler claimed that he belonged to the Aryan family. Of course, they belong to the Aryan family.